terza amichevole stagionale dei Knights che sono di scena al campus di Codoni in questo prestagione 2012-2013. L'inizio però è tutto di marca a Sigeco, con un gioco da 3 punti e una tripla del momentaneo 6-0. Ci vuole Sacco dall'angolo per sbloccare i Knights. La Reale è in campo con il classico quintetto con Sacco, Dri, Rambaldi, Masper e Maiocco, in forse fino all'ultimo, ma poi tra i migliori soprattutto all'inizio. Infatti da un suo rimbalzo offensivo nasce l'assist per Masper del 9-5. Una sua tripla poi pareggia i conti a 13 sul tabellone, ma uno strarepante Chiumenti sigla 3 schiacciate quasi in fila per il 20-13. Chiumenti è decisamente incontenibile, ci mette molto del suo per portare il punteggio sul 26-15, anche se la chiusura del quarto è di marca legnanese con 5 punti in fila di scomparine, 2 in contropiede e una tripla, che siglano il punteggio finale dei primi 10 minuti sul 29-20. Alternamento di cronometro e tabellone per l'inizio del secondo quarto, che vede ancora la Sigeco protagonista, con la coppia Pranin-Ricci a siglare il 7-0 iniziale. Dopo il timeout di Crotti, Masper sblocca Legnano su un canestro da rimessa dal fondo, imitato poco dopo da un gladiatorio Scomparin che vola in contropiede per altri 2 punti. La partita è molto simile a quella di Castelletto, in cui Legnano fatica per un quarto e mezzo e poi a un certo punto si sblocca. In questo caso il punto di svolta sono 2 liberi di Dri arrivati circa a metà del quarto e con la tripla in transizione di Rambaldi nel giro di 2 minuti Legnano rientra in partita. Riva è così costretto al timeout, ma in uscita un 2-1 di Dri segna il primo vantaggio legnanese sul 15-16. Marino restituisce il 2-1, ma il canestro finale di Masper fissa il punteggio sul 20-18 nella seconda frazione. L'apertura del terzo quarto è solo di marca Royale. Prima Rambaldi da sotto, poi Maiocco da 3 punti, poi ancora Maiocco, assist per Rambaldi nel 7-0 iniziale. La Sigeco è frastornata. Prandin la prende sulle spalle e sono suoi i primi 6 punti dei padroni di casa. Drivola in contropiede per l'ennesimo gioco da 3 punti che porta in Knights a più 6. Casal Pusterlengo riesce a rispondere solo grazie alle iniziative di Prandin, mentre invece Legnano sfrutta Masper e Dri dimostrando un buon gioco e un feeling crescente anche nell'arco della partita fino al 6-16 della metà del quarto. La Sigeco rientra grazie alle iniziative di Marino fino al 10-16, ma dopo un timeout di Crotti ancora un 2-1 di Maiocco porta il punteggio sul 10-19. Marino è protagonista degli ultimi minuti, ma Legnano tiene comunque il controllo del punteggio e del ritmo e chiude il quarto in vantaggio 17-21. Ultimo quarto in cui il ritmo cala vertiginosamente, infatti bisogna aspettare 3 minuti abbondanti per vedere un canestro, che tra l'altro è un tiro libero di Prandin. Dall'altra parte Vian segna dall'angolo, poi dalla lunetta, poi serve un bel assist per Corno, Masper ci mette 2 punti e la Royale allunga sul 3-7. 3 liberi di Bellina riavvicinano Casal Pusterlengo, ma ora il ritmo è veramente lento e i punti si segnano col contagocce. Un contropiede del solito Chiumenti riporta il pareggio sul tabellone sull'11 pari. Ora 3 liberi sono a favore di Corno che riallunga sull'11-14 quando mancano 2 minuti alla fine. Maiocco firma il 14-16, ma Chiumenti decide di mettersi in proprio e con 4 punti in fila riallunga sul 18-16. Nell'ultimo minuto Maiocco pareggia dalla lunetta. Poi anche Marino si presenta sulla linea della carità facendo 1-2. Il punteggio è 19-18, che sarà anche quello finale del quarto. In conclusione 85-77 per la Sigeco Casal Pusterlengo, in un amichevole in cui i Knights sono comunque piaciuti, soprattutto dal secondo quarto in avanti. Ottimo l'apporto di Masper con 18 punti e quello di Maiocco con 15, ritrovato dopo una settimana di stop per l'infortunio al ginocchio. Bene Dri con 14, Sacco con 8, Rambaldi Scomparin con 7, Corno 5, Vian 3. Prossimo appuntamento, mercoledì 5 alle ore 18 al Palace per il ritorno contro Castelletto Ticino.